dal quadrato i quattro spigoli, mm-hmm. e trasformava il quadrato in un ottagono. E abbiamo già la parvenza di una moneta, il tondello. Allora, adesso noi che cosa facciamo? Facciamo un po' una piccola considerazione. Vogliamo fare un confronto fra il denaro che usiamo noi tutti i giorni e quello che usavano loro? Prendiamo la banconota. Banconota è un pezzo di carta, no? Se andiamo a vedere quel pezzettino di carta di per sé stesso, quanto potrà valere mai? Alcuni centesimi, non di più. Però è colorato, bello. Ma soprattutto sopra c'è scritto 500. Quindi quel pezzettino di carta, così significante come carta, ma colorato, bello e con la scritta 500, dà a chi lo possiede il potere di poter acquistare merce per un valore fino a 500 euro. Perché? Perché è frutto di una convenzione, è frutto di accordi fra popoli, fra le genti. Loro non avevano di queste convenzioni. Il potere di acquisto di ogni singola moneta era dato solo ed esclusivamente dal metallo prezioso che essa conteneva. Quindi non è importante la forma. Fare una moneta perfettamente rotonda significava perdere inutilmente del tempo, perché non abbiamo detto che non era importante la forma. Se noi potessimo avere qua sopra delle monete di quel periodo, vedremo che sì, tutte quante hanno la stessa effigie, la stessa immagine. Ma se andiamo a vedere, sono di forma diversa una dall'altra, leggermente, ma di forma diversa. Perché? Perché non è importante. Perché il compito principale dell'affinatore era quello di fare in modo che, utilizzando ovviamente un bilancino di precisione e un tondello campione, tutti i tondelli pesassero un grammo. Più pesante, togliava via dei pezzi. Rifilava piano piano finché otteneva il grammo di peso, ovviamente. Poi tanto le rifilature a lega le riportiamo nel crogiolo e torna a fare tutto il circo. Poi facevano a dimostrare che la percentuale d'argento era effettivamente la stessa. C'è un modo che poi, no, che poi ti spiego, certo. Perché se mi metto a spiegarlo adesso stiamo lo spiego, io lo spiego io di sotto. Ah, lo spieghi te? Ok. Invece, qual era il potere d'acquisto di un perugino? Allora, diciamo che in quel periodo comprava? Con quella moneta ci si poteva acquistare una gallina, un pollo. Diciamo grosso modo il valore del potere d'acquisto era quello. Allora, torniamo a noi. Abbiamo detto che la cosa importante era il grammo. Quindi, quando aveva ottenuto il grammo di peso, che pesava praticamente come il tondello campione, c'era la garanzia che tutte le monete avessero lo stesso quantitativo di metallo prezioso all'interno, quindi avevano tutte lo stesso valore. A questo punto un'ulteriore martellatina che serviva per dare una parvenza maggiore di rotondità, ma soprattutto serviva a togliere via tutte le sbavature che potevano risultare dolorose al contatto o rovinare le scarcelle o i vestiti, e il tondello è pronto per la fase successiva in monetiere. Ma anche queste piccole fasi hanno indurito di nuovo il metallo. Portare un tondello troppo duro al monetiere si correva inutilmente un rischio troppo elevato che non venisse impresso bene perché è troppo duro. Quindi bisognerà ammorbidirlo di nuovo. Come facciamo? Lo riportiamo sopra la foggia. In questo caso prendiamo questo contenitore che sembra quasi una padella per il cartarossa, lo portiamo sul fuoco e aspettiamo che si raffredda. È tornato morbido, ma il fuoco, oltre che essere un grande amico, a volte è anche un cattivo consigliere. Quindi il tondello è diventato scuro, si è prodotto molto ossido di rame. Il tondello è scuro, non ci interessa. Dobbiamo fare in modo che torni ad avere l'aspetto di una moneta di argento. E qui interviene l'imbiancatore, il chimico della situazione. Andriolo? Eccolo!